Mister Torti, l'allenatore dell'Avezzano. Allora, mister, un pareggio, comunque possiamo dirlo giusto. Il primo tempo a vantaggio del Fino Flacco Porto, poi siete scesi in campo in maniera diversa. Nella ripresa avete creato tante occasioni, magari non è giusto lo 0-0, ma il pareggio in sé per sé sì. No, hai detto bene tu, il primo tempo loro sono stati più bravi, ci hanno messo sovente in difficoltà con queste palle lunghe, questi calci d'angolo. Però sai, su questo campo qua loro magari sono più abituati di noi, prima di medesimarsi con il campo ci abbiamo messo un po' di tempo, poi il secondo tempo siamo scesi in campo diversamente, ci siamo messi anche diversamente, devo dire che la squadra ha fatto un ottimo secondo tempo. Diciamo che il risultato di parità è giusto perché loro hanno fatto bene il primo tempo e noi abbiamo fatto bene il secondo, per cui diciamo io sono soddisfatto, dai. È soddisfatto dei suoi, peccato però perché i 3 punti vi avrebbero fatti avvicinare più all'Aquila che oggi ha perso con il Chieti, domenica c'è lo scontro diretto, come ci arrivate? Noi ci arriviamo bene perché siamo cresciuti, stiamo crescendo, anche oggi il secondo tempo, nonostante noi abbiamo giocato domenica, quindi avevamo anche un giorno in meno di recupero rispetto al Delfino, il secondo tempo noi fisicamente stiamo molto molto bene, per cui ci arriviamo bene. È ovvio che poi l'Aquila è una squadra fortissima come lo è il Chieti e penso che oggi con questa vittoria il Chieti abbia messo fine al campionato, no? E noi ci arriviamo bene, è un derby, è una partita a sé, però ecco, dobbiamo stare sereni e tranquilli e giocare a calcio sperando che esce fuori poi una bella partita e magari che vinca il migliore. Dopo la sconfitta con il Chieti per 4-0 avete assolutamente cambiato marcia. Cosa è scattato nella testa dei ragazzi? Beh, è scattato il fatto che noi non siamo quelli di Chieti, è ovvio. Avevamo motivi di rivalsa e di orgoglio. Abbiamo detto dello spogliatoio, ci siamo parlati, abbiamo detto che noi non siamo questi, dobbiamo finire bene il campionato per amor proprio, per rispetto alla maglia, alla città, ai tifosi, alla società. E poi a fine anno tireremo le somme, tenuto conto che questa la mia squadra è una squadra, tranne in un paio di elementi, gli elementi che ci sono nuovi perché con l'allenatore che c'erano prima non giocavano mai e quindi di conseguenza una squadra nuova ci vuole un po' di tempo. Io devo dire che solo la partita col Chieti posso rimproverare ai miei ragazzi che non hanno fatto bene, per il resto gli ho fatto sempre i complimenti perché se lo sono sempre meritati.